Nissan e Automotive 100% elettrico, sono due mondi estremamente vicini e Nissan in gamma non avrà più soltanto la sua Leaf, ma prossimamente anche la Nissan Ariya, un SUV 100% elettrico, assolutamente premium, assolutamente tecnologico e poi portabandiera di una nuova strategia che strizza l'occhio verso nuove vetture 100% elettriche per Nissan. Il SUV elettrico e premium di Nissan è lungo 4,60 m per 1,85 m in larghezza e 1,66 m in altezza. Il passo è di 2,77 m, insomma dimensioni che le permettono di avere una certa presenza su strada, ma anche tanta abitabilità di cui vantarsi. Approfitto della coda per parlare della sua estetica. Mi incuriosisce tantissimo la sua estetica, che trovo molto moderna, molto minimale, e soprattutto mi incuriosisce la sua calandra, caratterizzata da questo scudo enorme, da questa griglia in nero lucido che va a nascondere tutti gli orpelli tecnologici che poi danno vita alla suite ADAS. Il design riprende le forme estetiche che abbiamo imparato a conoscere osservando a fondo il concept, quindi con un sapiente mix tra linee più dure e nette e forme più morbide. La parte più inferiore del corpo vettura appare più morbida e disegnata, con il tetto che discende verso la coda, mentre la parte più bassa ha linee più spigolose. Definirei gli interni poi, senza troppi giri di parole, come minimali, tecnologici e anche premium. Lo stile interno va a riprendere un po' lo stile minimale ricercato dell'estetica della vettura. Anche qui abbiamo pochissimi tasti fisici, soltanto quello dell'accensione, quello del volume e poi tasti multifunzione sul volante. Lo stile, come detto, è minimale, nel senso che ci sono poi soltanto questi due schermi davanti a me. Abbiamo un'ottima qualità costruttiva e un'ottima scelta dei materiali, quindi, come dicevo prima, è un abitacolo anche premium. Abbiamo i materiali morbidi e il tessuto nelle parti che toccheremo di più con le nostre mani, e poi sulla console e sulla plancia centrale anche degli inserti colorati, inserti che mi riportano al legno. E infine il lato tecnologico, l'ho già detto, abbiamo questi schermi qua davanti a me per il quadro strumenti e per il sistema dell'infotainment. Per quanto riguarda la tecnologia, c'è un grande display dalla posizione più rialzata sulla linea di vista del guidatore, così da tenere sott'occhio tutte le informazioni di guida. Il grande display ha due pannelli da 12.3 pollici che vanno ad integrarsi perfettamente con gli altri elementi dell'abitacolo. Il quadro strumenti digitale rimanda le informazioni di guida più basilari, mentre lo schermo dell'infotainment mostra i menu del navigatore, quelli per comandare la radio e i media, e in più bisogna segnalare la presenza di Apple CarPlay Wireless, Android Auto Wireless e il supporto a Google e Alexa Assistant. C'è da aggiungere che il touchscreen è davvero molto reattivo al tocco. Per il nostro primo contatto ci è stata affidata la Nissan Ariya con motore 160 kW e 300 Nm di coppia. La batteria era da 63 kWh utilizzabili. Avevamo in tutto 360 km di autonomia e la sola trazione anteriore. Però, se volete qualcosa in più, potete sempre optare per le versioni con la trazione integrale. In quel caso potete sfruttare la tecnologia eForce. In questo caso le unità gestiscono autonomamente la trazione in ogni scenario, gestendo l'erogazione della potenza e della frenata. Tre sono le possibili modalità di guida: Standard, Sport ed Eco. I modelli eForce includono anche la modalità Snow. Come su tutte le elettriche, anche usando la modalità Standard, l'accelerazione è buona, con una coppia subito disponibile. Si passa da 0 a 100 in 8 secondi. Non un fulmine di guerra, ma il calcetto nella schiena c'è. Ma come si guida la Nissan Ariya? Quali sono le sensazioni che ti regala una volta che impugneremo il suo volante? Beh, è una vettura che strizza l'occhio, la guida un poco più sportiveggiante, la guida più dinamica. È limitato il beccheggio, ma se le andremo a tirare troppo il collo ci sarà un certo coricamento laterale. Il suo setup è comunque molto equilibrato, nel senso che riesce a farti divertire tra le curve, ma allo stesso tempo ti dà una certa sicurezza. Devo dirvi anche che il suo setup lo trovo comunque equilibrato, perché
risulta essere un crossover anche confortevole, capace di colmare al meglio le imperfezioni del manto stradale e quindi anche digerire gli ostacoli più duri come i dossi o le buche più profonde. Ma come si sta a bordo di questo nuovo crossover elettrico premium? Beh, nonostante in tetto leggermente discendente, io comunque ho spazio a sufficienza per la testa, per le gambe e anche per le spalle. I nostri ospiti posteriori potranno avere una presa USB-C, una presa USB e avere anche i sedili riscaldati e due bocchette per l'aria. E poi qua in centro abbiamo un comodo poggiabraccia. Per quanto riguarda il tunnel centrale non c'è, perché siamo su una vettura elettrica, e anche la portiera, come per quanto riguarda l'abitabilità anteriore, abbiamo tanto materiale morbido al tatto. E infine il sedile anteriore è posto sulla mia altezza, quindi 1,70 m. Buono il volume del bagagliaio, che parte da 468 litri per la versione a due ruote motrici, per scendere fino a 408 litri nella variante più performante con trazione integrale. Nissan Ariya è disponibile con batteria da 63 kWh oppure con batteria da 87 kWh. La ricarica rapida fino a 130 kW è disponibile per entrambe le batterie. Dal concessionario, il SUV premium elettrico giapponese esce con il caricatore a corrente continua da 22 kW trifase o 7.4 kW monofase. Nissan comunica 35 minuti per la ricarica rapida dal 10% all'80% con batteria da 63 kWh e 40 minuti per il 10-80% della 87 kWh. E ora concludiamo con i consumi e i prezzi. Il prezzo di partenza di Nissan Ariya è di 51.400 euro per la versione Advance con trazione anteriore e batteria da 63 kWh. La Nissan Ariya da 78 kWh trazione anteriore vi farà scrivere sul vostro assegno un prezzo di 57.900 euro.